Amici di Player Inside, benvenuti al confronto tra PlayStation 5 e Xbox Series X. Attenzione perché ci sono delle importantissime premesse da fare. Innanzitutto siamo consapevoli del fatto che non si tratti di un confronto definitivo, ma solo relativo alla situazione attuale delle due console, quindi ovviamente potrà cambiare nel corso degli anni. Ed esattamente come abbiamo fatto 7 anni fa, potete ammirare già i mezzi professionali che avevamo. All'epoca i punti su cui confrontare le due console, ovvero PlayStation 4 e Xbox One, erano 7. Stavolta sono 5, perché abbiamo cercato di attenerci ad un numero quanto più esiguo e ridotto possibile per evitare di dilungarci troppo. Attenzione però, perché il verdetto finale, per quanto ci sia un vincitore, non vuole assolutamente consigliarvi quale console acquistare, perché mai come in questa generazione il salto generazionale è quanto mai sfumato, quanto mai meno deciso che in passato. Soprattutto perché si tratta di una generazione di console, PlayStation 5 e Xbox Series X, che si porta dietro una serie di titoli cross-gen, ovvero che ha in comune con la precedente generazione, che è sbalorditiva rispetto alle precedenti generazioni, in cui invece il salto generazionale era più deciso, più netto. Stavolta abbiamo una linea di continuità con PlayStation 4 per quanto riguarda PlayStation 5 e ancora di più, e lo vedremo presto, con Xbox Series X per quanto riguarda Xbox One. Si vuole fare tutt'altro che console war. E tutt'altro che dare il consiglio definitivo su che cosa andare a comprare domani al negozio, anche se effettivamente è anche un po' difficile acquistare. Al momento è difficile. Comunque vi fate la vostra idea relativamente a questo confronto. Ragazzi, dimostriamo che si possa fare un confronto tra le due console senza scadere nei fanboismi, lo dico anche a voi. Quindi mi raccomando, guardate queste premesse prima di commentare. Esatto. E soprattutto, lo ripeto, abbiamo cercato di essere quanto più oggettivi e professionali e distaccati possibile, con qualche preferenza personale, soprattutto per alcuni punti che andremo subito a vedere. Quindi si tratta di un verdetto sì, ma non vuol dire che la console vincitrice sia meglio della rivale, della concorrente, perché mai come quest'anno, mai come per questo salto generazionale, ci si deve basare su due filosofie videoludiche completamente diverse, Microsoft rispetto a Sony, che adesso vedremo più nel dettaglio. Quindi cominciamo questo scontro, però niente console war. Avete presente quelle pubblicità che trasmettevano quando eravamo piccoli, noi ultra trentenni di oggi, in stile anni 90? Ebbene, oggi ho l'opportunità di farne una grazie a De Agostini e Street Fighter. Via! De Agostini presenta una nuova collezione dedicata ai protagonisti del celebre videogioco Street Fighter, realizzata in PVC, alte tra i 9 e i 14 cm, dipinte a mano, raffigurate in pose dinamiche, curate nei minimi dettagli, approvate da Capcom. In ogni numero in edicola troverai un personaggio 3D e un fascicolo con informazioni approfondite su Street Fighter, con biografie, tecniche di combattimento e tanto altro, oltre a un fantastico poster centrale. Abbonati online alla collezione sul sito ufficiale e ricevi con ogni invio i personaggi 3D e i fascicoli direttamente a casa tua e altri regali personalizzati. Consulta il sito ufficiale per scoprirli tutti. E se ti abboni entro il 14 gennaio 2021 utilizzando il codice promo dedicato, riceverai un imperdibile regalo in esclusiva, la t-shirt di Street Fighter. Clicca sul link in descrizione per abbonarti o per ulteriori informazioni sull'offerta. E l'abbonamento conviene perché in questo modo, a parte che sbatti andare in edicola, mamma mia, ma soprattutto in questo modo i primi due numeri vi arriveranno a casa a 7,98€ anziché 11,98€, e con il secondo invio gli altri tre numeri, ovvero 3, 4 e 5, il terzo ve lo regalano. Mamma mia! Grazie a De Agostini per aver sponsorizzato questo video, grazie a voi per averci supportato semplicemente guardando questo spezzone. Se vorrete cliccare sul link in descrizione, tanto meglio. E adesso vado a posizionare queste statuette qui da qualche parte. Link in descrizione, mi raccomando, e riprendiamo con il video. Il design è sempre un argomento di discussione sin dalla presentazione di una nuova console e viene percepito in maniera diversa da persona a persona. Pertanto quest'oggi potremmo stare qui a discutere di quanto la linea regolare di Xbox Series X, disturbata nella sua perfezione simmetrica solo dal piedistallo circolare non rimovibile in posizione orizzontale, contrasti nettamente l'estro e la sregolatezza dell'irregolare forma di PlayStation 5. Potremmo discutere di come la scelta di Microsoft di mantenere una linea di continuità
continuità con le precedenti console, specialmente quelle della scorsa generazione in chiave mid-gen, One X e One S, sia coerente per l'azienda americana tanto quanto quella di Sony, che ad ogni generazione di console stracambia totalmente il design delle sue macchine, proponendo al pubblico una coraggiosa svolta all'insegno di un netto salto generazionale che possa far capire ai consumatori la decisa differenza tra la precedente console e quella nuova, avveniristica, particolare, non necessariamente oggettivamente bellissima, ma comunque diversa. Ma non avrebbe senso discutere di questi argomenti. Ognuno direbbe la sua, ognuno preferirebbe l'una all'altra e l'oggetto della discussione troverebbe rapido esaurimento in poche battute, ascrivendo poi il risultato all'ambito assai soggettivo dei gusti personali e rimanendo quindi una sfida fine a se stessa. Possiamo invece affermare che le dimensioni di Xbox Series X più contenute, pur non essendo piccola come console, offrono un vantaggio oggettivo sulla macchina della casa di Tokyo in quanto a posizionamento nei salotti o nelle stanze dei videogiocatori. Possiamo anche discutere dell'ottimo lavoro di ingegneria che accomuna entrambi i prodotti, con la console di Microsoft con una componentistica interna più concentrata e minor spazio, con l'aria che raffresca tutti i pezzi interni e che poi fuoriesce dall'alto attraverso l'ormai emblematica griglia nero-verde, e con un livello di rumorosità davvero minimo che si mantiene al di sotto dei 40 decibel, con una temperatura di circa 52 gradi. In verità anche PlayStation 5 è piuttosto silenziosa, con un livello di decibel di poco superiore ai 40 e con una temperatura in linea con quella della console di Microsoft, ma è obiettivamente più notevole che Xbox Series X riesca a mantenere decibel e gradi a livelli ragionevoli pur essendo così compatta rispetto alla console concorrente. Inoltre, alcune PS5, tra cui la nostra, presentano il fenomeno del coil whine, che detto in termini facili è il rumore prodotto dalla vibrazione di alcune componenti elettronici quando sono attraversati da una corrente elettrica. Nulla per cui preoccuparsi, solo un po' di rumore in più, specie durante l'affaticamento della console, con un gioco particolarmente impegnativo, ma ci sembrava comunque qualcosa da segnalare, non escludendo però che anche Series X, magari col tempo, possa presentare lo stesso fenomeno. Per il rapporto qualità-prezzo terremo conto dell'offerta delle due console considerando che il prezzo è il medesimo, 499 euro. E sì, stiamo prendendo in considerazione soltanto la versione più costosa di ognuna delle due console, ovvero PlayStation 5 con lettore disco e Xbox Series X e non S, per la quale andrebbe fatto un discorso a parte. Quindi terremo conto del pacchetto completo di ogni console per come esce sul mercato adesso, al lancio, considerando la potenza di ciascuna, della capienza dell'SSD e eventuali extra in dotazione. Come avrete potuto capire, in questi ultimi mesi, prima del lancio delle due console, Xbox Series X è più potente di PlayStation 5. Ma che cosa significa? Ebbene, per spiegarvelo abbiamo interpellato un'autorità in materia, un nostro caro amico e collega youtuber che è molto ferrato in tutto ciò che riguardi l'hardware delle console e che ve lo spiegherà brevemente e facilmente, pur in maniera completa e specifica. La parola a Devil Cree. Salve ragazzi, io sono Christian ed è per me un onore oggi poter essere qui per parlarvi delle differenze tecniche tra Xbox Series X e PlayStation 5. Dato il poco tempo a mia disposizione sarà giusto un'infrenatura, utile però a confermare il primato del dispositivo Microsoft Xbox Series X in quanto attuale console più potente sul mercato. Basta leggere i numeri su carta per rendersi conto del vantaggio prestazionale a livello di componenti. Serie X dispone di una CPU Zen 2 con 8 core fisici e una frequenza di clock pari a 3,8 GHz. PlayStation 5 invece, pur trattandosi sempre di CPU Zen 2 con 8 core, dispone di una frequenza di clock variabile con un picco massimo a 3,5 GHz. Se spostiamo la nostra attenzione sulla GPU, ovvero la scheda video, la situazione non cambia. Microsoft ha optato per 52 unità computazionali, con frequenza fissa a 1,8 GHz, mentre Sony ha dotato la sua PS5 di 36 unità, con frequenza variabile e un picco massimo di 2,23 GHz. La potenza risultante ammonta a 12 teraflops per Xbox Series X e 10,3 teraflops per PlayStation 5. Tuttavia, Xbox Series X si porta in vantaggio non solo per via dei famigerati teraflops, in quanto trattasi di numerazioni fini a loro stesse e legate a doppio filo con quella che poi è l'architettura dei due dispositivi e il modo in cui si possono gestire le risorse fronte sviluppo. In questo specifico caso non solo abbiamo più potenza su carta per quanto riguarda Series X, ma anche un'architettura custom più efficiente, basata sulle più recenti tecnologie AMD e chiamata architettura RDNA2.
Al contrario, PS5 è frutto di una soluzione sempre custom, che però si muove a cavallo tra la precedente architettura RDNA e l'attuale RDNA 2. Di conseguenza, per concludere, Xbox Series X si aggiudica senza alcun dubbio lo scettro di console più potente sul mercato. Tuttavia, se mi è concessa una breve e personale digressione, maggiore potenza non implica anche migliori risultati tecnici. La vera differenza, come al solito, la faranno i singoli giochi. Non vorremmo mai mettere le mani in tasca a voi, ci mancherebbe altro. Per cui proveremo ad essere quanto più obiettivi sia possibile anche sotto il punto di vista del rapporto qualità-prezzo all'infuori del discorso potenza hardware. Partiamo subito col dire che il rapporto qualità-prezzo delle due console è davvero ottimo. Con 500 euro vi portate a casa un gran bel pezzo di hardware che vi intratterrà per almeno i prossimi 7 anni, mid-gen permettendo. Tuttavia, c'è da riconoscere che entrambe le aziende hanno fatto uno sforzo non indifferente per rientrare nei costi e poter così evitare il superamento della soglia psicologica è cruciale dei 500 euro per il pubblico, e questo ha comportato ovviamente delle rinunce, una su tutte gli SSD. Potenti e veloci, specialmente quello di PlayStation 5, ma davvero poco capienti, soprattutto nell'era del digital delivery. 1 TB nel caso di Xbox Series X e 825 GB nel caso di PS5, che si traducono in 850 GB per la console di Microsoft e in 667 per la console di Sony. Quindi, in entrambi i casi, comunque poco per chi voglia scaricare tanti giochi e mantenerli nella propria console. E se sappiamo benissimo che in tanti scaricano uno o due giochi, li completano o li abbandonano, li disinstallano e passano ad altro, è anche vero che dobbiamo pensare anche all'utenza che invece non voglia porsi il problema del limite di spazio. Entrambe le console quindi richiedono un'espansione aggiuntiva della memoria, quantomeno per l'archiviazione. Approfondito l'argomento DualSense doverosamente con un video dedicato. È il motivo per cui non abbiamo fatto altrettanto con il controller di Xbox Series X, seppur ampiamente discusso in sede di recensione completa della console di Microsoft, è presto detto. Il DualSense è una vera novità in chiave next gen. Abbiamo provato a farvi percepire le sensazioni che il controller di PS5 riesce a trasmettere al giocatore e in parte, a quanto sembra dai commenti sotto al video, ci siamo riusciti. Ma nulla potrà mai rendere l'idea come l'esperienza diretta con questa periferica. Possiamo far rientrare il DualSense nell'ambito delle evoluzioni delle periferiche da gioco tradizionali. Di base è pur sempre un controller piuttosto comodo, ma nulla di sconvolgente in sé per sé, con le levette analogiche simmetriche, i soliti tasti funzione stavolta di miglior fattura e più robusti, così come un D-pad riveduto e corretto ancora più confortevole sotto le dita. Ciò che cambia e migliora l'esperienza di gioco è l'insieme di feedback aptico, vibrazione assai affinata e l'immediatezza delle reazioni del controller con il gioco che lo supporta, che apre le porte a nuove frontiere anche in ambito di gameplay, consentendo al giocatore di rompere per certi versi la quarta parete e trasmettere al giocatore ciò che succede in game in modo nuovo, consentendo a chi lo impugna di percepire la superficie su cui il personaggio del gioco cammina o corre, la pioggia che cade, i grilletti su cui si applica una resistenza variabile a seconda dell'arma impugnata, della freccia da scolcare o del muro da scalare, con tanto di speaker con suoni e rumori decisamente più prossimi a quelli in game e con un triplo microfono, di cui uno soppressore dei rumori di fondo. Tutto molto bello e tutto sfruttato a dovere in un titolo come Astro's Playroom o in un Call of Duty Black Ops Cold War, per esempio, ma già molto meno in un Demon's Souls o in uno Spider-Man Miles Morales, nella speranza che le funzioni così peculiari di questo controller non vengano snobbate del tutto nelle produzioni future. Il controller di Xbox Series X è un'evoluzione di qualcosa che era già prossimo alla perfezione nella precedente generazione, con un grip migliorato anche come rivestimento dei grilletti, con un tasto aggiuntivo per condividere i filmati e gli screen in game e con un feedback aptico non paragonabile certo a quello del DualSense, ma comunque apprezzabile, seppur per adesso relegato a pochissime produzioni, come per esempio Assassin's Creed Valhalla, che lo sfrutta meglio di altri giochi. Un controller tanto amato per le sue levette analogiche asimmetriche, particolarmente comode per gli FPS, e tanto discusso per la scelta di Microsoft dell'alimentazione a pile AA. Problema, non problema, che può essere aggirato
girato però con l'acquisto separato di un kit Play and Charge o con l'uso di pile ricaricabili. Insomma, entrambi i controller sono due prodotti straordinari, frutto di anni e anni di affinamento e perfezionamento e di feedback raccolti direttamente dai consumatori. Ma in questa sede non possiamo non premiare il DualSense di Sony, che stupisce e convince in maniera decisamente obiettiva anche i cosiddetti detrattori. Sia PlayStation 5 che Xbox Series X propongono la loro idea di interfaccia utente, ed entrambe convergono in certi punti, sintomo del fatto che in generale l'utenza è stata ascoltata da una parte e dall'altra nel corso di questi ultimi 7 anni. Se da un lato abbiamo la solidità di una dashboard performante e piena, e forse un pochino pesante, di Xbox Series X, in totale continuità con quella della precedente console di casa Microsoft, dall'altro lato abbiamo un'interfaccia più essenziale nella sua home, ma assai complessa se ci addentriamo nelle varie funzioni. Per forza di cose, quindi, essendo due interfacce così ricche e variegate, entrambe risultano non troppo immediate e a tratti confusionarie, e forse alcuni passaggi intermedi potrebbero essere eliminati o snellita l'intera operazione di richiamo delle funzioni principali. In entrambe le interfacce utente è possibile tenere traccia dei trofei o obiettivi da sbloccare e della percentuale di completamento di ognuno, e sotto questo punto di vista, così come con l'aggiunta del menu di controllo o navigazione in basso, Sony si è adeguata alla concorrenza, che prevedeva già funzioni simili in passato. Per quanto sia possibile apprezzare una dashboard di serie X ormai frutto di tante evoluzioni e aggiornamenti nel corso di questi ultimi 7 anni, è anche vero che è da premiare la voglia di garantire qualche novità non di poco conto da parte di Sony su PlayStation 5, tra tutte un accesso molto più immediato al PlayStation Store e a PlayStation Now, la galleria multimediale completamente rinnovata, con filmati di gioco acquisibili in game e con piccole clip relative allo sblocco di ogni trofeo, con tanto di grafica a precedere il conseguimento del trofeo stesso, davvero accattivante e divertente. Sulla possibilità su PS5 di acquisire filmati direttamente con la console, vogliamo elogiare la qualità dei filmati prodotti, che possono arrivare anche a un minutaggio ragguardevole con una risoluzione fino a 3840x2160 e a un bitrate decisamente più alto di quello a cui ci aveva abituato PS4, pur senza raggiungere chiaramente la pulizia di un filmato acquisito con le apposite periferiche di terze parti, vendute separatamente. Su Xbox Series X, tuttavia, abbiamo la possibilità di sfruttare il Quick Resume per diversi giochi in contemporanea, addirittura fino a 12, ovvero possiamo lasciare in sospeso un gioco e avviarne un altro, per poi riprendere il titolo precedentemente lasciato esattamente nel punto in cui lo avevamo sospeso. PS5 ha la funzione Switcher, che però permette semplicemente di riprendere un gioco alla volta laddove lo si era lasciato. Nel complesso, però, abbiamo avuto la sensazione che la nuova interfaccia utente di PlayStation 5 abbia quel sapore di nuovo. Ciò non vuol dire che la dashboard di Serie X non sia adeguata alla console o che quella di PS5 sia perfetta, poiché entrambe sono perfezionabili, come già detto in apertura, ma l'interfaccia di PlayStation 5 sfoggia delle piccole chicche che rendono l'esperienza del videogiocatore più completa, almeno per adesso, e fermo restando che entrambe le interfacce sono sempre soggette a miglioramenti continui tramite aggiornamento firmware. Quindi per questo punto, più che per altri in questo confronto, vale la temporaneità del nostro giudizio, che per adesso volge a favore dell'interfaccia utente di PlayStation 5. Per quanto riguarda la retrocompatibilità, premettiamo anzitutto che è qualcosa su cui Microsoft ha puntato maggiormente rispetto a Sony sin dalla precedente generazione. Inserendo un disco della prima Xbox, di Xbox 360 o di Xbox One, il gioco partirà su Xbox Series X e in alcuni casi in versione enhanced, ovvero ottimizzata e potenziata. Su PlayStation 5 invece la retrocompatibilità si limita alla sola PS4. In entrambi i casi non si tratta di una retrocompatibilità totale, poiché per quanto quella di Series X preveda l'utilizzo di giochi delle precedenti generazioni Xbox in toto, non proprio tutti i giochi sono compatibili con la nuova console, seppur siano essi davvero tanti e, come detto, in molti casi persino ottimizzati. Se vogliamo poi completare il quadro della situazione anche sul fronte periferiche compatibili, possiamo dire che qualsiasi controller che usavamo su Xbox One è compatibile con Xbox Series X e viceversa, così come anche altre periferiche e controller di terze parti, mentre il DualSense è compatibile solo con PS5 e non con PS4, semmai con
un PS3 a quanto pare per via del Bluetooth aperto su PlayStation 3. E il DualShock 4 di PS4 è compatibile sì con PlayStation 5, ma solo per giocare i titoli in retrocompatibilità di PS4 su PS5. Sappiamo tutti ormai che il lancio di Halo Infinite per Xbox Series X è slittato, poiché Microsoft e 343 Industries hanno deciso di rimettere mano al titolo per renderlo migliore e davvero pronto alla next gen. A conti fatti però, se vogliamo essere obiettivi e onesti, Xbox Series X non ha dalla sua alcun nuovo titolo di lancio, puntando molto più sul Game Pass o su giochi di secondo piano, oppure ancora su titoli potenziati in versione next gen ma non concepiti appositamente per le nuove console. Vedi Yakuza Like a Dragon, che di fatto nasce come gioco per PS4. Se su PS5 possiamo già assaggiare la nuova generazione con Spider-Man Miles Morales, Astro's Playroom, Demon's Souls Remake, Godfall e Sackboy A Big Adventure, ovvero giochi pensati appositamente per PlayStation 5 e poi semmai in alcuni casi, come per Sackboy e Miles Morales, presenti anche in versione PS4, o Godfall, presente anche su PC, su Series X non abbiamo nulla di così esclusivo, poiché abbiamo tutti i titoli già visti e usciti in cross-gen anche su Xbox One e o PC. Vedi Gears Tactics, The Falconeer, Tetris Effect Connected e Enlisted. Pertanto c'è da riconoscere che sotto questo punto di vista qualcosa in più e qualcosa di anche solo lontanamente per adesso next gen ce l'abbiamo sul fronte PS5, nell'attesa che anche Xbox Series X possa sfoderare le sue armi migliori dopo le recenti acquisizioni, non solo Bethesda ma anche Obsidian, Exile e Ninja Theory, e data la sua devastante potenza. Ovviamente ragazzi, lo ripetiamo, non vi stiamo assolutamente dicendo comprate PlayStation 5 e non comprate Xbox Series X, ben lungi da noi. Se potete comprarle entrambe, fatelo, oppure prendete quella che vi piace di più, cioè ci mancherebbe. Questo è un confronto che si esaurisce qui, ma potrebbe cambiare negli anni. Esatto, ci sarà molto probabilmente un altro confronto fra qualche tempo, a sto punto ci riserviamo il diritto di farne un altro probabilmente fra qualche anno, e non dico che ci vediamo alla mid-gen, perché potrebbe anche esserci, sì. Anche se questa volta non è così probabile come lo è stato per la scorsa generazione, ma sicuramente ci vedremo a metà ciclo, con un altro confronto, che potrà effettivamente scandire quello che è lo scontro tra Xbox Series X e PlayStation 5 in una maniera più argomentata e alla luce di tante nuove esclusive da una parte e dall'altra. Perché signori, quello che deve essere ben presente nelle vostre teste è il fatto che a noi non interessa che adesso ci diate dei sonari, boxare, nintendari, non ci importa. Vogliamo prendere in mano la situazione, vogliamo essere coraggiosi e darvi una nostra posizione su quella che è la situazione attuale. Fermo restando che però dovete capire benissimo che la cosa può cambiare, stracambiare, alla luce, come già detto, del fatto che in entrambi i casi si tratta di due macchine fantastiche, che Xbox Series X può riservarci tante sorprese, nonché il Game Pass che si sta affermando sempre di più. Dall'altro lato abbiamo PlayStation 5 con Sony, che si è già confermata una veterana dei giochi single player in esclusiva, veramente fatti bene, e che potrebbe ripetersi anche in questa generazione. Signori, che bel periodo per essere dei videogiocatori, solo per essere dei videogiocatori, per il resto è un periodo un po' di merda, però... Esatto, quindi entrambi, va tutto a nostro vantaggio ragazzi, più giochi meglio è. Esatto. Noi vi ringraziamo ragazzi, vogliamo sapere la vostra con calma e ci vediamo alla prossima. E ricordatevi che c'è anche Nintendo Switch, che nel frattempo gli è mena fortissimo. E meno male. Sta vendendo tantissimo, ciao.